Ho passato la notte qui dentro. Aspetta, Oh Jenny? mio Dio, ciao, come stai? Che fai qua, scusa? Com'è che faccio qui? E non ho mica un posto dove dormire, sai? Cioè, sono stata sospesa da scuola, quindi non posso dormire nemmeno nei dormitori ormai. La mia idea di stare dentro il mio armadio non ti piaceva, vero? Dentro il tuo armadio? No, no, grazie. Sto bene qua nel bar, c'è una bella arietta, posso Nel mangiare bar. quello che voglio. Sì, nel bar, qual è il tuo problema? Ah, Nel senso, oh è mio comunque un Dio. bar. Ok, quindi non sei riuscito a trovare per niente una soluzione? Semplicemente il professore ha detto che sono sospesa per 3 giorni, 4, 5, non lo so per quanti giorni, ok? Forse una settimana. E quando sono andata a dirlo a mia madre, sai che cosa mi ha risposto? Mi ha detto che se quando arriva lei in aereo la situazione non è sistemata, lascerò la Ok, scuola. dammi un attimo, devo chiamare l'esercito per No, evitare questa. non puoi chiamare l'esercito su mia madre, semplicemente una sua decisione. Se viene qui e io sono ancora sospesa, mi porterà via dalla scuola. No, E come no? E come intendi fermarmi? Io decido quando te ne Tu. vai e io non ho deciso che te ne vai, quindi tu non te ne Tu. vai, punto. Sì, Mi valgo più di dispiace, tua no, madre, mia. lo dico io perché sono io, lo dico io. Iro, ti voglio bene, lo sai, però mia Tu madre. non mi puoi lasciare, non me lo puoi dire così, abbracciami, ti prego, voglio un Ok, abbraccio. abbraccio, però stai tranquillo, andrà tutto bene. Adesso devo solo prendere le mie cose in stanza, salutare Anthony, salutare tutti i miei amici qui. Ok, me lo devi dire così. Accompagnami, perché sono triste, come te lo devo dire? Sono tristissima. Sono triste. Guarda, non posso nemmeno più stare nelle mie stanze. È orribile. Anthony, Anthony, sei qui dentro, ehi. Vediamoci un attimo, ti volevo dire, cioè, ti volevo aggiornare sulle cose che ci sono state. Sono stata, insomma, sospesa. Tu eri molto preoccupato, mi ricordo, no? Beh, volevo dirti che probabilmente lascerò la città. Mi dispiace. Come? Sì, così mia madre mi verrà a prendere appena, insomma, appena le acque si saranno un po' calmate, tipo un giorno di tempo. Ma è solo 3 giorni. Lo so che è solo 3 giorni, ma è mia madre che è troppo, non lo so, ristretta e pensa che io abbia fatto chissà cosa. Io quella ragazza non l'ho mica picchiata, lo sai? Non avrei mai picchiato Vicky, anche se mi sta antipatica. Eppure loro pensano di sì. Ma adesso come farò? Anthony, calmo, calmo, c'è una soluzione sicuramente, ok? Andrà tutto bene. Spero. Comunque ho anche gli altri miei amici da andare a salutare, quindi beh, abbraccio. È arrivato il momento di andare ora. Iro, accompagnami, devo salutare Lauri. Facciamo Sì, ok, presto. arrivo. Solo cercate di non stare poi così tanto appiccicati, che non mi fa piacere molto la cosa. Vabbè, ci siamo baciati l'altro giorno. Lauri, Lauri, sei a casa tu? Oh, cavolo, tu non lo sapevi. Tutto cosa? Lauri? Oddio, Lauri, sei qui. Ehi, come stai? Tutto a Sì, posto? abbastanza bene, tu? Ti devo dire una cosa. Siediti, siediti sul divanetto. Non sarà. Non cosa? sarà carina. Allora, hai presente che sono stata sospesa da scuola, giusto? Sì. Ok, beh, non è solo questo. Sono stata anche chiamata da mia madre. E lei ha detto che se le cose non si sistemano entro 24 ore, mi porterà via e non potrà più vedervi. Cosa? Vuoi dire che questo è un addio? Non lo so, forse. In teoria sì, mi dispiace. No, 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 questo non può essere possibile. Tu sei una delle uniche amiche vere che ho e non posso perderti. Oh, Lauri, mi dispiace, vieni qui. Abbraccio, abbraccio come l'ultima volta. Non saprei come fare, davvero. Devo solo. Ho bisogno solo di pensarci. Ho comunque 24 ore. Magari non è finita qui, ok? Ora comunque devo andare a prendere le mie cose. Mi raccomando, non parlare con nessun bullo. Ti prego, prova a sistemare sta cosa. Ci proverò, te lo prometto. Lo farò per te, per Iro e per i cagnolini lì a casa. Soprattutto per i cagnolini. Perché loro vogliono che continui questa serie sulla scuola. E non posso mica lasciarli andare così. Non posso mica lasciare che i bulli vincano, giusto? Quindi per forza dovrò fare qualcosa. Esattamente. Ora vado a prendere il mio trolley e mi dirigo a scuola. Ragazzi, siamo quasi arrivati. Oh, ciao Isa! Ehi. Ok, allora, dov'è la classe del professore? Guarda, che sfigato! Oh mio Dio, c'è stata anche pure risposta per colpa nostra! Oh mio Dio! Ragazzi, ignorateli, fate finta di niente. Lasciate No, correre. Jenny, io avrei un'idea. Cioè, essendo che mi sono abbastanza rotto, no? E ti stanno pure prendendo in giro! Sfigato! No, Coso? Iro, Iro, non Che ci cosa serve. vuoi, Oh mio mammoccio? Dio. Ah? Iro, è un giocattolo! Stai È un facendo solo ridere le giocattolo! persone. Ti prego, mettilo via, per favore. Ah, che cavolo, l'avevo comprato poco. Vabbè, dai, fa Oh niente. mio Vuoi Dio, che ti dai. metto questa cosa che ti dico io? Smetti di rompere le scatole, Per favore, grazie. no, me ne sto andando, me ne sto solo andando. Lauri, Arrivederci. oddio. Prof,
Ehi, prof. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi sono qui per salutarla perché i miei genitori hanno deciso che mi porteranno via dalla città visto che sono stata sospesa. Ah, mi dispiace, non pensavo che i tuoi genitori prendessero una decisione così grave. Lo so, nemmeno io, però insomma... Purtroppo, mettiti nei miei panni, ti ho visto lì con una studentessa per terra. Cosa devo andare a pensare? Sì, ma io mica l'ho picchiata, non sono stata io. Ti ho detto, mettiti nei miei panni. Io ho visto una studentessa a terra con te vicino. Cosa devo andare a pensare? Che era caduta? Era malconcia. Poteva anche aver finto di essersi fatta male dando la colpa a Jenny, no? Mi devo mettere punizione ad entrambi? Va bene, smettetela ragazzi, vado bene solo io sospeso. Ok, grazie prof, buon lavoro allora. Arrivederci. Arrivederci ragazzi, andiamo. Non ne vuole proprio sentire quel tizio. No, dire. Non vuole proprio sentire, vuole solo che io me ne vada. Vabbè, andiamocene. Magari ti odio. Ciao ragazzi, addio immagino. No, dai, mi dispiace sinceramente che tu te ne vada. Ma mai più sfigatona. Diciamo che te lo meriti. Me lo merito. Io me lo merito. Ma se non ho mai fatto nulla, ma tu sei pazzo e poi ti dispiace. Ma sei serio? Ma secondo te sto scherzando, ero ironico. Non mi interessa nulla di te, sinceramente. Sei insopportabile. Pensate di essere davvero voi re della scuola? Pensate che nessuno possa fare qualcosa contro di voi? Beh, non è così. Siamo così da 2 anni, mi dispiace, che abbiamo sempre noi il potere. Quindi non credo che una nuova studentessa riesca comunque a superarci. Allora sapete che cosa? Se me ne devo andare me ne andrò col botto e ve la farò pagare come si deve. Sì, sì, vai ad abbaiare da qualche altra parte. Te la farò vedere. Voi non avete capito contro chi vi state mettendo. Lo farò per me, ma soprattutto per i miei amici, per tutte le persone della scuola e per i cagnolini e tutte le persone che sono mai state bullizzate a scuola. E di sicuro siamo molto migliori di voi. Ok, dopo sono questa la metto nella social notizia. Ci vediamo dopo. Vuoi vedere come... Oh mio Dio, ragazzi, ho una cosa importante da dirvi. Venite, venite, venite. Hai un piano se proprio me ne devo andare, me ne devo andare bene. Sapete che cosa? Ora gli tenderemo noi una trappola a quelli lì. Ma una trappola con i fiocchi. Non si tratterà di far finta che loro hanno picchiato un alunno. No, 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 no. Loro picchieranno il preside. Sì. Esatto, così, esattamente. Picchieranno il preside e sarà in parte colpa nostra, ma ci passeranno loro e avranno la stessa punizione che mi sono meritata io. Anzi, forse li espelleranno proprio dalla scuola. Posso proporre un'altra cosa? Cioè, un piano B, non sai dirgli, tipo, li facciamo saltare in aria, una roba del genere. L'ho presa da... su internet questa cosa, no? Facciamo saltare in aria la stanza. No, non possiamo fare esplodere. Hai detto che te ne vuoi andare col botto. Non intendevo col botto. Preparatevi, prendete i vostri telefoni perché adesso ci serviranno per l'unica cosa che ho. Per graffiare l'auto del preside, è proprio lì. È il nostro piano inizio qui. Venite, 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 fate finta di nulla. Ok, graffiategli tutta la macchina da una parte e dall'altra, così, così. Ok. Ok, facciamo finta di niente. Facciamo finta di niente. Non fatevi vedere. Ciao Isa. Ehi, come stai? Ma... fantastico stare a scuola, eh? Sì, ma che cazzo stai facendo? Te lo diciamo pure noi. Non stiamo facendo nulla. Te lo diciamo pure noi. A te non è che vorresti aiutarci a tendere una trappola ai bulli? È per i bulli. Ovvio. Insomma, ci hanno fatto passare di tutto. Davvero? Sì. Fantastico. Il piano è far finta che il preside venga picchiato da loro. Ok, ci stai? Va benissimo, va benissimo. Ok, in pratica gli abbiamo rigato la macchina perché è il primo step. Il secondo step sarà andare dal preside e dirgli quello che hanno fatto. Ok, praticamente. Ok. Facciamo che voi state qua e farete da testimoni. E dovrete chiamare i bulli. Così loro verranno fuori e staranno vicino alla macchina, ok? Io vado a chiamare il preside, mi raccomando. Ok, fate chiamarli ci penso io. Fate avvicinare i bulli alla macchina, arrivo. Preside, mi segua, venga con me. È in fretta, sono qua fuori. Hanno vandalizzato la sua macchina, se ne rende conto? Eccoli, eccoli qui i bulli. Sono loro. Sono stati loro, io li ho chiamati. Niente. Siamo tutti gli alunni della scuola. Siamo qui e hanno vandalizzato la sua auto. Che sta succedendo qui? Cosa? Quando? Nulla, non è successo nulla. Noi abbiamo fatto nulla. Ce l'ho chiamato qua perché ci hanno detto. I graffi che... nella auto del preside, si sono fatti non da soli. Non fare tanto tanto. Guardi, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Eravamo in classe. La mia auto! Esatto, esatto. La sua auto. Li abbiamo visti noi mentre. Guardi. Riprendo tutto. Riprendo tutto così è tutto. Ma allora, noi non abbiamo fatto nulla. Ci hanno chiamati qua. Secondo me. Ci state mettendo una trappola. Ma non abbiamo fatto nulla. Non è vero, non
non è vero, preside la sua... Ci siamo troppi testimoni, mi dispiace. Deve prendere dei provvedimenti. Ma siete organizzati, siete molto bravi, devo dire. Però di sicuro non la passerete liscia. Perché io, signor preside e signor Marcus, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Ok, ragazzi, e voi siete loro molto bravi a fare i bugiardi. Mentre loro discutono, vado a fare un'ultima cosa, che è l'ultima parte del piano. Spero non mi sentano. Devo vandalizzare l'ufficio del preside, purtroppo. Mi dispiace, preside. Però è l'unico modo che ho per cacciare via i bulli. Ok, è tutto pieno di pallottole. Perfetto, ora corro via e continuo a riprendere. Preside, preside, forse non ha visto che l'unica che non è stata vandalizzata solo la sua auto, ma anche il suo ufficio. Il suo ufficio, preside. Mm-hmm. Ma in che senso? Sì. Venga, oh, venga a vedere, guardi. Ma come siete proprio delle persone orribili. Sì, oscene, proprio orribile. Ma io non ho fatto assolutamente scandaloso nulla, ragazzi. Guardi. Iro, fermati qua, Iro. Vieni qui, fuori dalla porta. Sì, hai ancora il fucile? Sì. Ok, vai a metterlo nell'armadietto del burro, del bullo, corri, corri, veloce. Ok, ho visto, preside, è tutto brutto nelle pareti da tutte le parti, è osceno proprio. Ma queste sono pallottole, sì, al pavimento sono pallottole, se ne rende conto. Noi non abbiamo fatto assolutamente nulla, signor preside, noi non ci comportiamo in questo modo. Ah, stai dicendo che non hai armi, Armi? Ma ti pare che io ho delle armi con me? Ma poi non sapevamo infatti neanche cos'è questa stanza. Ah no? Beh, allora vediamo un po' che cosa c'è nell'armadietto dei bulli. Andiamo a vedere un po', filmiamo. Di chi è questo armadietto? Marcus, wow. Vediamo cosa ci troviamo qui. Oh, cos'è questa? Marcus, hai qualche spiegazione? Cos'è quest'arma? Ma che cosa? Ti rende conto, preside? Armato a scuola. Vergognoso, mettila giù. Sì, mi scusi. Assolutamente ragione. Scandalo. Tu io proporrei... l'avete cacciato? Delle armi a scuola. Oh, e c'è un'altra cosa qua dentro, cos'è questa? Oh mio Dio, preside. È una lettera. Oh mio Dio, è una lettera dove Marcus dice che vuole picchiarla a morte. Ma se ne rende conto, Marcus? Ma come ti sei permesso? Ma sei un criminale, ma come ti permetti? Mi stanno incastrando. Ma sommala per scrivere. È indignante, preside. Tenga la lettera. La legga. È una cosa oscena, deve prendere dei provvedimenti, assolutamente. Lei porta armi a scuola e mi vuole anche picchiare. Ma non è vero. Oh, invece sì che è vero, abbiamo le prove, abbiamo il video, abbiamo tutte le armi, tutte le prove che ci servono. Sei espulso! Ma... Marcus se ne sta proprio andando. Era parte del piano, mi dispiace se è cattiva, però i bulli se lo meritano. Addio. Fili? Dove sei? Ehi, Fili! Come ci si sente ad aver perso la prima volta, A metterti contro una persona che è una sfigata, ma non è così tanto debole. Anzi, che vi espellerà uno ad uno. Come ci si sente? Sinceramente non mi aspettavo che eri così tanto furba, devo dire. Però mi stai sorprendendo, signorina, con una corona e un cavolo di cane. Tu cosa stai facendo? Ah, si fermo, aspetta che so filmo il momento in cui piangi. Ti stai un po' zitto, per favore, tappa con la bocca. Fili, ti basti sapere che se non la smetti, il prossimo sarai tu. Ah, basta, mozzoso, devo andare immediatamente a dirlo a Vicky. Ah, Vicky, vai a piangere dal tuo capo? Uè. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto contro i bulli, facendo delle cose brutte, però abbiamo vinto contro i bulli ed era quello che si meritano. Un bullo in meno. Finalmente.